e bentrovati. In primo piano la cronaca. 7 persone accusate di estorsione aggravata dall'avere favorito la mafia sono state fermate dai carabinieri a Paternò su disposizione della direzione distrettuale antimafia di Catania. Le indagini sono state avviate solo qualche giorno fa dopo la denuncia di un imprenditore edile. L'uomo, vittima del racket da oltre 10 anni, è stato aggredito fisicamente da alcuni degli indagati. I primi accertamenti hanno permesso di delineare le modalità con cui due distinti gruppi criminali, riconducibili entrambi alla famiglia Santa Paola Ercolano, hanno costretto nel tempo la vittima a pagare ingenti somme di denaro. Un 24enne afghano è stato arrestato dalla polizia di Caltanissetta per associazione a delinquere finalizzata al traffico di esseri umani. Il giovane era destinatario di un mandato di cattura europeo, ricercato in Belgio, da dove era fuggito nei mesi scorsi. L'uomo aveva chiesto asilo politico in Italia, dove però è stato riconosciuto dagli inquirenti. Sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte della bambina di 3 mesi giunta ieri mattina all'ospedale Boccheri La Ferla di Palermo. La piccola viveva con i genitori, un gemellino e un fratellino di 10 anni, nella zona di via Messina Marina. Anche il gemellino è stato visitato dai medici e adesso è tenuto in osservazione al reparto dell'ospedale dei bambini. Le sue condizioni sembrano discrete. Intanto la procura ha aperto un'inchiesta per accertare le cause del decesso della bambina. Viene conferita oggi la cittadinanza onoraria del comune di Corleone al personale della Polizia e dei Vigili del Fuoco di Palermo come segno di gratitudine per l'impegno nel recupero dei resti di Placido Rizzotto, il segretario della Camera del Lavoro corleonese, assassinato nel marzo del 1948, le cui ossa sono state rinvenute in una foiba di Rocca Busambra. Ai funerali solenni di Rizzotto, celebrati nel maggio scorso dopo 64 anni dal delitto, prese parte anche il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Il riconoscimento di oggi viene conferito fra gli altri anche al questore di Palermo Nicola Zito. Sono numerose in Sicilia le iniziative per l'8 marzo, giornata internazionale delle donne, quest'anno segnata dall'impegno contro la violenza e il femminicidio. A Palermo, tra le tante manifestazioni, quelle organizzate dagli studenti del liceo classico Umberto I, che ricordano la loro compagna Carmela Petrucci, la 17enne uccisa a coltellate a ottobre dall'ex fidanzato della sorella. Dopo l'incontro di ieri al liceo Meli, oggi all'Umberto è stata affissa anche la bacheca rosa contenente tutti i riferimenti delle associazioni antiviolenza. Manifestazioni contro il femminicidio si terranno comunque per tutto il pomeriggio in città. Prosegue l'eruzione a singhiozzo dell'Etna. Al di là degli aspetti spettacolari, si allunga anche la scia dei disagi. Un'emissione di cenere vulcanica è in corso dalle 7 di questa mattina dai crateri del vulcano, un fenomeno che viene monitorato dall'Istituto di Geofisica e Vulcanologia e che potrebbe causare disagi soprattutto all'aeroporto di Fontanarossa, che in questo momento comunque rimane operativo. Lievi scosse di terremoto in provincia di Siracusa e nel Messinese. In quest'ultimo caso, ieri sera è stato sentito un sisma di magnitudo 3.7, qualche preoccupazione tra i residenti, ma nessun danno. Un'altra scossa molto lieve di magnitudo 2 è stata registrata all'alba di oggi in prossimità del comune di Avola, nessun danno anche in questo caso. E per il momento è tutto, il TG Med torna alle 13:35, a più tardi.